Il piccolo Corrado e la mamma Marina si trovavano nel solito tranquillo paesino di mare, dove si recavano ogni primavera per lasciare la città, con le sue nebbie, il rumore, la folla frettolosa e formicolante. «È il periodo migliore», diceva la mamma. «L'aria è tiepida e non c'è ancora la gente che si riversa sulla spiaggia». Ogni anno Corrado non vedeva l'ora di tornare lì. Adorava il mare. Gli piacevano le case dei pescatori che si stringono l'una sull'altra con gli intonaci rosa, rossi e verdini corrosi dal salmastro. Amava quei colori perché gli ricordavano i dadi delle costruzioni, che erano tra i suoi giochi preferiti. I panni stesi alle finestre, che sventolavano al sole, gli sembravano tante bandiere un po' sbiadite, ma soprattutto c'era la gioia di ritrovare ogni volta i suoi piccoli amici, come Beppe e Cecilia. Tutte le mattine, con la mamma, il bimbo andava in spiaggia munito di un grande secchiello, che in realtà non serviva per i castelli di sabbia, perché in quella spiaggia c'erano solo sassi. Ma anche con i sassi ci si poteva divertire, e molto, per esempio, costruendo dighe e pestando le pietre, fino a ricavarne magiche polverine colorate. Era anche bello cercare di raccogliere, lungo la riva, piccoli vetri non più taglienti, ma arrotondati dalle onde, che poi mamma metteva in un vasetto trasparente. C'erano anche ossi di seppia, alghe, legnette d'ogni forma e altri preziosi reperti, restituiti dalle mareggiate. Corrado, che era creativo, riusciva a mettere insieme i vari pezzi per dare vita a strane forme di animali, draghi e altre figure di sua invenzione, molto apprezzate dalla mamma e da Cecilia. Era anche divertente andare a caccia di granchiolini nelle piccole pozze d'acqua tra gli scogli. Ma quel giorno, con grande paura, Corrado scorse sdraiato tra le barche un personaggio spaventoso, mai visto prima. Un cespuglio di peli, come cordoni di lana infeltrita, nascondevano due piccoli occhi pungenti e acquosi, un azzurro scolorito. Spaventato, corse in braccio alla mamma, convinto di aver visto un uomo alga. Tugni, il pescatore, aveva assistito alla scena e, ridendo, spiegò che l'uomo alga altri non era che Angelo, detto Gelli. Un brav'uomo, effettivamente un po' singolare, che per ragioni ignote aveva deciso di vivere lì da solo, a contatto col mare, d'estate e inverno, senza chiedere niente a nessuno. Tutt'attorno, quasi a protezione, lo circondava una decina di gatti. Al mattino e al tramonto, Gelli e i gatti andavano incontro al rientro delle barche per ricevere qualche pesce in regalo. L'uomo viveva così, rassegnato a saltare i pasti ogni volta che un mare troppo agitato impediva la pesca. Infatti, per quanto forte, era molto magro, secco come una lisca. Il racconto di Tugnì diede molto da pensare a Corrado, che quel giorno non si dedicò ai soliti giochi con Beppe e alle ricerche dei regali del mare. La sera, abbracciato all'orsacchiotto di pezza, che divideva con lui gioie e dolori, faticò a prender sonno, chiedendosi se quel Gelli fosse fortunato o sfortunato. Fortunato, perché poteva fare quello che voleva senza che nessuno lo sgridasse o gli impedisse qualcosa. Sfortunato, perché non poteva dormire in un letto caldo, mangiare gelati o purè di patate con sugo di arrosto e nemmeno ricevere calde coccole. Pensò allora di dover far qualcosa. L'idea venne l'indomani, passando davanti alla bottega di Teresa, detta Terre, una specie di pasticceria o drogheria, con i barattoli di vetro pieni di bonbon colorati e ogni ben di Dio, come stecche e pesciolini di liquirizia, cicche da masticare e gettoni di zucchero. Il passaggio in quel negozietto, perciò, era una sosta obbligata. La Terre piaceva a Corrado, perché era una donnina sorridente, vispa, cicciottella, sempre in ciabatte, indossava magliette aderenti e scollate, che esaltavano il petto enorme e bianco, i capelli raccolti in una trezza avvolta a chiocciola. La sottana, sempre quella, era a grandi fiori colorati, come le sue caramelle. Corrado, presa la mamma per mano, spinse la porticina col campanello. Titti!
e insieme entrarono in quel paradiso. Chiese un sacchetto di dolciumi, che certamente Gelli avrebbe gradito al posto dei soliti pesci. Lo vide rincantucciato tra le barche. Gli si avvicinò timidamente. In silenzio, gli si era bloccata la lingua, fissò quella massa pelosa e incolta, in mezzo alla quale si aprì un sorriso a tre denti. «Ciao, amico gentile!» disse l'uomo, prendendo il sacchetto che gli era offerto. A Corrado sembrò di toccare il cielo. Così fu per tutti i giorni, per tanti giorni, per quei due nuovi amici in riva al mare. Il bambino si sentiva lusingato da quella speciale amicizia. Un giorno Gelli allungò all'amico un misterioso cartoccio. Che meraviglia! C'erano stelle marine, un cavalluccio e tante conchiglie. La più bella era bianca, liscia liscia che sembrava porcellana. Un tesoro accumulato pazientemente per lui, frugando ogni sera nelle reti abbandonate. Corrado non avrebbe dimenticato quel gesto e ogni volta voleva incontrare il nuovo amico. Finché un giorno, correndo col sacchetto di dolci verso la spiaggia, fu bloccato da Tugni, il pescatore, che, lanciata un'occhiata molto seria alla mamma, si rivolse a lui. «Giovanotto, ieri notte abbiamo avuto una tremenda mareggiata. Un'onda, più grande delle altre, si è portata via Gelli». Una voce dentro Corrado urlava: «No, no, non ascoltare, non è vero!» Tugni, imperterrito: «Non essere troppo triste, è così che voleva andarsene». Amava talmente il mare che ne accettava le furie e sapeva che un giorno o l'altro sarebbe accaduto. Il bambino sentì il cuore chiudersi. Strinse gli occhi per non far uscire le lacrime, il vuoto e la rabbia. Gelli, pensò, non doveva lasciarsi prendere dal mare, ma lottare con le onde dal momento che c'era lui, Corrado, a volergli bene. Fuori dal suo negozio, la Terre trasse dal grande petto un fazzolettino per soffiarsi il naso. Il bimbo fece ritorno a casa, sentendosi triste, arrabbiato e anche tradito. Né le parole di consolazione della mamma, né l'orsacchiotto riuscivano a consolarlo. Dalla finestra guardava con odio la grande distesa liquida e blu. Quel nuovo sentimento era un dolore tutto suo, da adulto. Al tesoro marino trasse la conchiglia più grande e la portò all'orecchio. Ascoltava e sentiva il cupo boato delle onde. E da dentro un sussurro, lontano. «Ciao, amico! Ciao, amico! Gelli! Gelli!» Corrado sorrise.